Amenity, siamo nello stand di Lilin e siamo con Massimo Marzocchi, Country Manager Lilin Italia. Siamo al terzo giorno di fiera, quale impressione di Amenity? Beh, sicuramente un bel evento, un'esperienza da ripetere, una bella attenzione soprattutto che voglio evidenziare dell'organizzazione verso le aziende, verso noi che comunque viviamo sempre in movimento, verso noi che abbiamo bisogno di strutture accoglienti, di servizi, rispetto ad altre fiere che normalmente partecipiamo, perché poi la nostra è una vita itinerante. Abbiamo verificato per esempio la presenza di wifi anziché il pick up di alcuni clienti che hanno ringraziato per esserli andati a prendere ai punti logistici anziché i servizi di ristorazione, piccole cose che ci hanno fatto piacere, innestati comunque in un evento che ci ha portato una bella visibilità di tanti clienti e di tanti prospect interessanti. Ecco, sicuramente un plauso per l'organizzazione e per le altre aziende che come noi insomma si sono impegnate in un tour interessante, ecco, sicuramente molto interessante. Benissimo, su queste basi quindi i prodotti che voi avete presentato qui e un piccolo excursus su Lilin. Beh, innanzitutto Lilin, che non ha bisogno di grosse presentazioni perché comunque è tra i produttori più significativi a livello mondiale di soluzioni IP per la videosorveglianza professionale, con un background che comunque è un background di produzione analogica migliorata costantemente nell'offerta, non è proprio così, è una nuova entrata sul mercato. Lilin è in Italia da 3 anni, siamo a Bologna con la filiale italiana, ci muoviamo con una tecnologia fondamentalmente volta l'installatore professionale per la videosorveglianza su IP. Chi vuole intraprendere un percorso di crescita nel mondo delle reti trova in noi il suo partner ideale per essere formato e per portare poi un bel livello di soddisfazione al suo cliente su una tecnologia nuova che è quella della videosorveglianza ad alta risoluzione. Di bello sicuramente in Lilin va evidenziato che siamo una struttura molto dinamica che si muove su un tessuto commerciale fatto di distributori specializzati, di progettisti, di progetti un po' innovativi, dove si cerca di uscire un po' dalle linee di tendenza classiche della videosorveglianza analogica per portare con un'ottica ibrida o con un'ottica pura della videosorveglianza di alto livello. Questo è il nostro scopo, la missione che Lilin ci ha affidato e fondamentalmente la portiamo avanti bene, ecco, sicuramente. Bene, e qui proprio al Amenity che cosa avete presentato? Beh, presentiamo quelli che sono un po' i nostri cavalli di battaglia, i prodotti più significativi dell'offerta di Lilin, che sono sicuramente la gamma di telecamere che poi vedete esposta, che è una gamma nuova che si chiama i Megalight, che tende ad avvicinare molto l'offerta dell'IP al target del day to day. Quindi oggi l'IP è sicuramente, questo è importante affermarlo, il prodotto di videosorveglianza da prendere in considerazione per ogni impianto, per ogni progetto, per ogni installazione, perché ormai il rapporto qualità-prezzo è alla portata di qualsiasi impianto e questa gamma i Megalight evidenzia proprio queste qualità. Telecamere comunque a 3 streaming con 15 frame al secondo, soluzioni molto adatte ad ogni impianto, alla portata di qualsiasi installatore o di qualsiasi progettista che vuole evolvere in un mondo molto dinamico che è il mondo di oggi, il mondo di domani e il mondo delle reti. E questa gamma di prodotti è sicuramente significativa. Poi ovviamente non è l'unico prodotto sul quale facciamo perno per questi 3 giorni casertana, perché presentiamo anche i nostri NVR che sono macchine dedicate alla registrazione per agevolare ancora di più la transizione dall'analogico all'IP con dei prodotti un po' più user friendly, quindi non computer, non macchine difficili da configurare, ma fondamentalmente un DVR applicato all'IP in grado velocemente di rendere la qualità. Queste sicuramente sono le innovazioni sul quale Lilin sta spingendo, sul quale noi stiamo lavorando un po' in tutti i Italia con i nostri clienti e con i nostri prospect, insomma, in questi giorni, in questi mesi di attività. Benissimo, quindi annunciando semplicemente qualche step forward, qualcosa in futuro che ci si può aspettare da Lilin? Beh, sicuramente le linee di sviluppo della videosorveglianza sulle quali Lilin sta lavorando, ma anche sulle quali il mercato sta chiedendo di andare, sono quelle dell'intelligenza delle soluzioni di videoregistrazione. Quindi una telecamera via via deve diventare un oggetto vivo dotato di una propria capacità di elaborazione, di ripresa, di gestione del dato video. Quindi uscire un po' dalle tendenze del computer, della macchina di elaborazione, per spostare l'intelligenza a bordo telecamera.
telecamera. Oggi le telecamere ambiscono a essere degli oggetti dotati di capacità di lettura di targhe, di discriminazione di oggetti, di analisi di movimenti anziché di conteggio di attraversamenti, ed è la tendenza sulla quale Lilin sta lavorando. Noi presentiamo qui tra gli altri un prodotto nuovo che è una gamma di telecamere con un proprio software IVS che è interessante proprio per quelle aziende che cominciano a percepire la videosorveglianza non solo come semplice ripresa di movimenti ma anche come analisi ed elaborazione. Le potenzialità di questi sistemi sono fortissimi perché per esempio oggi è normale pensare ad un sistema di videosorveglianza dove la telecamera a bordo registra, elabora e spedisce direttamente in rete le informazioni sensibili per quel tipo di evento. Lilin su questi oggetti c'è, su alcuni punti guida il mercato con un team di R&D che comunque si basa su 40 ingegneri che seguono l'hardware e una decina di softwareisti che sviluppano continuamente queste soluzioni, e i prodotti che poi noi offriamo hanno queste caratteristiche molto innovative, ecco, sicuramente.